quindi più comodo no, Manti? Più comodo no. La puoi inclinare un po' verso te? Chiudila tutta, vedi a quanto sta il tuo chiuso. Gì, non... Non ce la fai. Non riesco perché... Cacciavite, non mi dai il feedback. Comunque gli ho dato un click e mezzo, quasi due. Quello è a click a te? Faremo un po'. Mo si che è frenata proprio. Mo potrebbe essere anche troppo. Però vediamo che succede. Perché in curva ti dovrebbe aiutare questa in questo momento. Così si siede un po'. E non si alza. Sta porca assettata, tra poco faccia la cassa, non lo faccio. No, ma magari gli puoi dare anche un po' di precarico per sostenerlo un po', però il discorso è che è troppo bassa, è troppo bassa. Io l'alzerei un pochettino questa moto, però se non possiamo alzare davanti diventa problematico perché andiamo a peggiorare ancora la situazione. Tu non hai mai fatto le sospensioni, tranne quelle davanti cambiando l'olio, giusto? Sì. No, pure dietro. Dietro l'hai fatte? Ah, da chi l'hai fatto? Da Vinci Quer? Oh, ma proviamo una strada nuova che ho visto, ma non ci sono mai andato. Vediamo un po' che roba è. Vai, vai.
buca? Non mi sembra tanto per la quale. Vedi, perché poi... Cioè là non c'è più passaggio là. Il problema qua è girare. Vabbè, almeno non è tanta fatica. Lo facciamo come l'altra volta. Ti dici che non è cosa di qua? Zino, cioè, ci danno un occhio a pere. No, se vedi, sembra che va proprio in discesa. No, perché qua continua, però mi sembra che poi lì finisce. Dacci un occhio a piedi, va. No, va niente, mi fido. Vediamo solo come girare, però. No, perché magari è più facile che arriviamo e giriamo. E se vedi che si continua. Il problema è girare, perché qua è ripido sotto. Stile Rocco? Si impinna? Che dici? Gino... Io sono senza cavalletto, so pure che cazzo sto. Come si chiama? Che cazzo? Stile che cazzo? Come diventano pesanti queste moto da spinte. Va, se andai, è l'unico punto che lo potremmo girare. Ah, là ci sta un punto, mi. Però... Oddio. Poi Santa, adesso girare. Come girare? Ah, mi sa che devo girare. Dobbiamo spingerla là e via. Tu stai senza cavalletta, eh? Sì. Aspetta che forse ce la faccio girare. Occhio. Sei? Sì. Che se mi vai innanzi è finito. Guarda sta cina, sto ceppo. Ma se ti porti dall'altro lato ce la fai. Se lascio l'anteriore scende nel canale, non la pigli più. Cioè, faccio difficoltà. Eccoci qua. Ce la fai o ti devo aiutare? No, c'ho una mano, sì. Che cazzo? Lascia a chiave va a 9. Vabbè, è normale. Secondo me se buttiamo la ruota di dietro in quella frasca. Io così ho provato prima. Così stavo cercando di fare. Devi dirigere. È meglio che vieni qua perché così riusciamo a spingere insieme. E non c'è. È vuoto di là. Ah. Vai. Tu dirigi e equilibra la moto, io tiro. Ok, perché volevo spingere di più. Poi, vedi che succede, non riesco a spingere. E tu senti quello che paro, sai? In questo punto possiamo fare come ho fatto io. Però devi andare un altro po' più indietro. Opla. Vuoi venire dove sto io? Sì. Vai. Perché se la buttiamo tutte e due così, Che non si muove. Qui mi conviene fare l'operazione che ho fatto io, a questo punto. Aspetta. Ok. Allora vai. Vai.
ruotano, ruotano. Chiaro. Ma tieni tu qua, fammi provare. Vedi che non puoi tirare per di qua. Ho visto, ho visto. Ma tieni il freno perché sennò mi chiama la fascia. E lo scarico non lo posso. Aspetta, aspetta. È una volta la stessa cosa che rompe l'anima. Forza dritta. Ma di nuovo frena. Dai, che proprio abbassa. Devi agganciare là. Aspetta che vado dall'altro là. Sembra sta frasca in me. Una volta sta frasca. Vai, ma di nuovo frena, se no la piamma fascia. Oddio chi è? Una volta che la frasca. Vieni qua, vieni dietro, aspettaci, chissà, vai vai che ormai sta bene, scendi il posteriore piano piano, fallo ruotare, vai vai, vai. Ok, aspetta, oh ma sono qua sotto pure, no, stai bene, stai bene, vieni da questa parte, lascia, scendi per qua, ok, si sente il peso quando queste cose. Qua si apprezza.
Tengo questa frizione che si è lenta, è ridotta, lenta. stacca proprio lento, ma non faceva così prima. Ah, si è allentato. Non vedo l'ora di tornare a casa. A fare registrazione con DVR. Che tengo DVR, papà, tengo la macchina, sono sicuro che chi le coppe da me. Se è così, io ho tutta la fascia. Cioè, non ci sto con la testa, sto là, capito? Perché quella cosa di... Una cosa che succede è che tu prendi un urto, maronna, pazienza. Ma quando te lo fanno apposta, no? Che ti vengono a graffiare la macchina con la chiave, mi girano i coglioni troppo. Spero soltanto con di voi la ripigliare. Ti vedo che controlli troppo. Come controllo?
stai sempre a controllare la moto, ti stanchi pure. Prima stavo più sciolto. Tutto questo tratto qua, sei stato... è vero che adesso capisco perché controlli tanto, perché tenendo uno sterzo in quel modo hai paura che ti si chiude. Ma però... mi ha dato un po' la bici questo voler controllare, mi trovo meglio. Sì, però ti vedo che controlli anche dove non ce n'è bisogno. Cioè, hai visto là? Là era da scendere dritto, non da controllare, capito? Questo non riesco a capire. Perché tu passi su certi punti difficili con una scioltezza esagerata. Poi certi altri punti controlli e sai qual è il problema principale? Che non prendi mai la velocità che ti dà l'equilibrio. Cioè, se quell'andatura ti fa un culo così. Perché tu stai in un equilibrio così precario che devi controllare. Se lasci scendere la moto, come la bici, se tu non la lasci scendere la bici, che succede? Comunque io voglio tenere la velocità bassa perché è caduta, ci pigliate, capito? No, ma a chi lo dice? Faccio capo e pianto. A chi lo dice? A me gli altri pigliati è caduto. Però io dico la velocità per non iniziare a sbattere sulle pietre, capito? Quella velocità che ti permette di scendere. Però era un controllare leggero, sì, capito? Sì, perché ho visto. Mi muovevo, ma non è che... Però io penso che ti affatichi. Inevitabilmente, se tu scendi in quel modo, ti devi affaticare, perché io dietro di te mi stavo stancando. Perché devo controllare molto di più, pietra per pietra.